Beh ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi tema serio affrontiamo, dopo tanto tempo che avevo voglia di parlarne perché comunque tenerci tutto dentro non è mai la cosa migliore, insomma. Diciamo che da quando non l'avete più vista nei video, i miei box domande su Instagram, per esempio, erano sempre pieni di domande, ma dov'è la Ceci? Dov'è la Ceci? Si sono lasciati così. E un po' mi dispiaceva non darvi la risposta comunque sia lì così su Instagram, però volevo farci un po' più un video costruito, raccontarvi nel possibile, perché le faccende private rimangono private, nel possibile quello che più o meno era successo, nel bene e nel male. Voglio un sacco di bene alla Ceci. Per me, come sapete, o come avete visto, è stata una seconda mamma, perché non so se lo sapete, comunque i miei sono separati, sono rimasti comunque in buonissimi rapporti. Lei è la fidanzata di mio padre, era. Però io la considero, cioè la consideravo come una seconda mamma perché alla fine il ruolo era quello. Devo ammettere che mi dispiace molto, eravamo affiatati, mi stava simpatica, mi faceva piacere, la sua presenza andavamo d'accordo. Abbiamo passato comunque degli anni belli insieme, sono stati insieme quasi 6 anni e in questi 6 anni ci ha visto crescere. Abbiamo passato dei bei momenti insieme. Non è facile fare questo video perché è un argomento un po' delicato. Può far muovere tante persone, magari alcuni di voi mi scriveranno, mi dispiace, così io apprezzo molto. Però ecco, non pensate che io e lei ci odiamo perché non è assolutamente così, anzi siamo rimasti in buoni rapporti. Per esempio lei da poco mi ha scritto che ha comprato le cose su Prozis con il mio codice sconto, quindi siamo rimasti in buoni rapporti, ecco. L'importante era farvi sapere questo. Mio padre e la Ceci si sono mollati, penso ufficialmente a marzo, e vi abbiamo tenuto nascosto da marzo fino ad adesso, fino a questo video. Tutto ciò perché volevamo prenderci un po' del tempo per riflettere su come dirvelo, se poi magari si rimettevano insieme, si rincontravano, non sai mai cosa può succedere nella vita. Quindi per un breve periodo di tempo abbiamo preferito non dirvelo. Però diciamo che come si sono messe le cose ora, possiamo ufficialmente dirvelo, la Ceci l'aveva già detto sulle sue storie. Però non tutti quelli che seguono me seguono la Ceci, quindi ve lo dico anche in questo video. Mio padre e la Ceci non stanno più insieme e niente, ecco qua. Rimarrà sempre nel mio cuore, spero che rimarrà anche nei vostri che ci avete seguito in questi anni, se siete dei veterani del canale. E niente, questo video comunque andava fatto, dai. Non mi andava di tenervi nascosto una cosa così grande, perché il canale alla fine è nato come familiare, è nato anche con lei. Cioè, c'eravamo sempre tutti nei video e quindi mi sembrava una cosa troppo scorretta da non far vedere, anche perché negli ultimi mesi i video li ho fatti solo io, magari con mia sorella. Adesso le nostre due vite hanno preso due strade differenti, quindi niente, io le auguro buona fortuna. Se stai guardando questo video, Ceci, buona fortuna. Ti mando un grosso bacio e un abbraccio. E niente, che dire, questo video qua finisce qui. Spero che voi possiate capire, ma per forza, perché sennò non si può sicuramente tornare indietro. Finalmente ho, diciamo, trovato il coraggio di dirvelo, perché, ma ripeto, non è una cosa semplice da dire, non è una cosa semplice anche da mandare giù, ecco. Spero che questo qua sia uno dei pochi video tristi che farò sul canale, perché avete sentito anche il tono, ero molto, molto pacato, ecco, di solito sono un po' più giocherellone. E noi ragazzi, ci vediamo in un altro video. E ciao belli! Ciao.